Eccoci qua, siamo ovviamente a Gardaland. Non ero ancora venuto quest'anno alla versione natalizia Magic Winter, visto che oggi è il 5 e fra un paio di giorni finisce, devo venire, no? Se no, cosa vado in giro a fare in questi giorni? No, tutto chiuso. Tra le varie novità che poi vi dirò, c'è anche Pippa Peggalandia, che è qua dietro. E non perché sono impazziti, perché è la proprietà di Gardaland, la Merlin Entertainment, che ha fatto un accordo, mi sembra, di 5 anni con chi detiene ovviamente i diritti di Peppa Pig per portare questo brand in tutti i parchi del suo mondo. Non tanto sulla descrizione del parco, perché tanto l'ho già fatto quest'estate, andatevelo a vedere, ma su proprio quello che offre la versione natalizia di Gardaland. Come sempre vi consiglio di scaricare l'app, perché così potete tenere sotto controllo gli orari degli spettacoli, che ovviamente lì dove si punta un po' quest'inverno, cosa c'è disponibile, perché non tutto il parco è aperto, ovviamente attrazioni d'acqua ve le scordate, ma soprattutto le attese, ecco, che è la cosa più importante. Come avete potuto vedere, era chiuso Fuga d'Atlantide, è chiuso anche Jungle Rapids, perché sennò si pattinava sul ghiaccio. C'è gente temeraria che stanno sul Blue Tornado, ma non tanto per la temerarietà dell'attrazione, è che prenderai tanta aria ghiacciata, che scendi con che ti cade il naso, proprio si stacca. Da fare subito ovviamente è Mammut, perché è l'unica attrazione a tema invernale e quindi forse è più strano fare d'estate che non d'inverno, ecco. È sempre troppo bello, però il problema è che adesso, come uscendo, c'è questo odore di zuccheroso che ho troppo voglia di mangiare qualsiasi schifezza ci sia, ma mi devo trattenere, sennò come faccio a fare anche le altre attrazioni. Ecco, vedi, io volevo mangiare un waffle al cioccolato prima di fare Oblivion, no? Però è chiuso, quindi hanno avuto pietà di me. Ma io voglio fare comunque Oblivion, lo farò a stomaco vuoto, devo farlo a stomaco pieno. Come sempre facciamo la tappa qua al furgone risucchiato dal buco nero di Oblivion, di cui la targa ha un piccolo, diciamo, cameo dentro. GL 2015 OB sarebbe Gardaland 2015 Oblivion, per chi non lo sapesse. E niente, Oblivion ha sempre il suo fascino, poi se lo fai anche con 5 minuti di attesa ancora di più. Facciamo Time Voyager, non so che filmato ci sarà, perché sembra che non sia più a tema era glaciale. Il ghiaccio c'è ancora, ma sono spariti i personaggi, quindi non lo so. Allora, anche se il faccione alla fine del filmato mi dice che non posso dire niente, vi devo dire però che il filmato è quello originale, vecchio, del vecchissimo Time Voyager in 2D e anche 3D. Speriamo che, come annunciato per le novità dell'anno prossimo, rifacciano non solo il filmato, ma magari anche qualche effetto così 4D. Allora,
parte Aladino, è stato rifatto, mi sembra, quest'anno, l'anno scorso, è molto più bello, quindi ci vuole. E ci fermeremo qua a pranzo, penso, le schifezze le mangiamo dopo, perché voglio fare ancora qualche attrazione, tipo Kung Fu Panda. Dopo aver fatto il pieno di calorie da Aladino, qua davanti alla Valle dei Re, Ramses, ormai chiamatela come volete, hanno trasformato una zona, vabbè, c'è una zona espositiva dei pinguini finti, ma qua c'è la neve vera sparata, ovviamente, e è troppo bello. Dai, su, andiamo a Ramses a sparare le lucine, dai, andiamo a sparare le lucine. E niente, Ramses è... come si era letto qualche settimana fa, si pensava un grande restyling per il 2018, ma non è così, perché poi è arrivato un comunicato del parco e non è vero, si era diffusa questa falsa notizia, tanto le fake news vanno di moda, e adesso andiamo a fare i corsari, che quella sì che l'anno prossimo, cioè è stato annunciato un grande restyling, staremo a vedere cosa faranno. La cosa bella di questo periodo è che sono tante zone tipo questa qua avanti, dove... ci sono dei bracieri per terra, ci si può scaldare giustamente. Altri un po' più piccoli dove puoi cuocere sopra i marshmallow che mangeremo più tardi per merenda. Ma adesso, corsare. Sono anche ansioso di vedere se hanno sistemato quel problemino tecnico che faceva sì che le prime 3 o 4 scene dei corsari fossero completamente mute. Dite nel mio fan vlog di luglio, mi sembra, che secondo me è una cosa inaccettabile che Gardaland faccia utilizzare un'attrazione con le prime 3 o 4 scene mute. Quindi speriamo che almeno questo problemino l'abbiano aggiustato. Sono contento che hanno messo mano un po' alle scene, però beh, è evidente ormai il fatto che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. Speriamo che sia all'altezza delle almeno mie aspettative, poi penso anche del pubblico italiano e non, perché merita veramente. Era ai tempi quando è stata aperta l'attrazione più costosa al mondo, quindi... Uscendo dai corsari, volevo girare a sinistra per passare la zona Hawaii e poi tagliare verso Shaman, ma non si può perché il parco comunque, come vi ho detto, non è tutto completamente aperto, ecco, quindi bisogna tanto fare delle strade alternative. Però la cosa bella è che adesso vi faccio vedere che qua c'è una mini pista del ghiaccio. Ma io no, ma la ciurma vuole patinare sul ghiaccio, quindi... attendiamo, intanto digerisco un po' il mappazzone che ho mangiato per pranzo, perché voglio fare le altre attrazioni da vomito.
esserci, cioè non esserci noi, loro, divertiti sulla pista del ghiaccio. Stiamo scegliendo se fare Shaman, che non ha attivo la realtà virtuale, come sapete, grossi problemi quest'anno per quel tipo di tecnologia, oppure andare a fare Kung Fu Panda, non lo so, è una grande indecisione. Abbiamo questo rifacimento di questa ultima zona che era molto distrattata ultimamente, ritematizzata Kung Fu Panda, con qualche attrazione Kung Fu Panda Master. A me è piaciuta molto, forse perché la Cina, l'Oriente, bello, bello. Giro trottoloso su Kung Fu Panda Master e un caffè rigenerante, perché quest'ora ci vuole. Facciamo, dov'è? Shaman, se non c'è troppa fila, mio figlio la vuole fare, ormai si è sdoganato quest'estate. Visto che stiamo per tornare indietro, passiamo in mezzo a tutta la zona Far West per andare a Fantasy Kingdom a fare la casa di Prezzemolo, perché è sempre molto bella. E poi in quella zona lì, proprio l'albero di Prezzemolo hanno addobbato come albero di Natale. Infatti non c'è il solito albero di Natale, che di solito è di là nella zona della Valle dei Re, ma l'accensione dell'albero di Natale è proprio l'albero di Prezzemolo. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Qua nella zona Rio Bravo c'è ovviamente la banca, come in tutte le zone del Far West. E quest'anno Gardaland si è sbattuta a fare ovviamente la banca, che non c'era prima, così bella come adesso magari ve la faccio vedere, ma hanno proprio prodotto i soldi, puoi cambiare gli euro veri in soldi di Gardaland e spenderli nel parco, ecco. Questa è una cosa che è stata magari un po' copiata dalla Disney, però c'è, ma nessuno la sapeva. Peccato, una bella iniziativa. Molto freddo, anzi, però vendono vin brûlée, quindi non ce lo siamo fatti scappare. Quindi adesso mezzi ubriachi andiamo verso Fantasy Kingdom a fare la casa di Prezzemolo. Fantasy Kingdom, bella, bella, bella addobbata natalizia, un sacco di decorazioni proprio a tema, neve, finta neve o neve o sale, non so cosa sia, comunque l'effetto della neve lo rende bene. C'è un palco qua che adesso faranno l'accensione dell'albero, è bello, è tirato fuori una bella tematizzazione, molto meglio di quella degli anni passati, ecco. Allora, la casa di Prezzemolo ovviamente non ve l'ho filmata perché è un segreto, non si può dire cosa c'è dentro, si sente solo che è magica, ok? Dobbiamo aspettare ancora una mezz'oretta che c'è poi l'accensione dell'albero proprio di Prezzemolo, e intanto ci spariamo la Doremi Farm, che è stupenda, cioè se non l'avete mai fatta, ragazzi, cioè qua vi perdete il top del top dell'attrazione, e c'è un sacco di gente, però com'è possibile? Altra attrazione top proprio di questa zona, Funny Express, questa veramente, cioè, solo per cuori veramente forti. Non so, siamo scemi, però dobbiamo aspettare alle 6 che c'è lo spettacolo. Inizia lo spettacolo dell'accensione dell'albero e noi ce lo stavamo perdendo. Thank you.
qua, guarda, guarda che fiocchi giganti. Sanno un po' di chimico, però. Però bello. Non è tanta, di più è questa neve. È tutto sapone. È super chimico. Perderò anche tutti i miei capelli che mi rimangono. Ragazzi, la giornata è finita. Devo dire che quest'anno Gardena Magic Winter merita molto. Come avete potuto vedere, a parte la grande tematizzazione, ci sono 4-5 cose che secondo me hanno fatto molto bene. Se vi è piaciuto il video, mettete like al video, like alla pagina, condividete, taggate, fate le solite cose. Noi ci vediamo sempre sulla pagina tutti i giorni ormai. Ciao!